Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, dobbiamo tornare a parlare un pochino di una situazione che abbiamo già discusso in passato, ma continuano ad esserci novità sulla vicenda. Sto parlando di un processo, un'udienza più che altro, che ci sarà fra qualche... Insomma, un'udienza molto particolare che riguarda ovviamente la Juventus. È arrivata una sentenza tempo fa importantissima per la Juve, una sentenza che secondo me è giusto tornare un pochino a leggere, anche per capire un pochino quali sono le, diciamo, le novità per quanto riguarda ovviamente questa situazione relativa al caso in questione. Si parla di soldi, si parla di molti milioni di euro che la Juve dovrebbe corrispondere ad un nome molto importante del calcio. Tuttavia sono usciti nuove cose, nuove, insomma, nuove situazioni che devo assolutamente spiegarvi fra pochi secondi, quindi ragazzi sedetevi tra poco. Che dovete fare però? Tre cose molto semplici: iscrizione, il solito like, la solita campanellina, ovviamente sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando ragazzi, è veramente molto importante. Io vi ricordo che se voi non attivate ovviamente la solita campanellina delle notifiche praticamente non vi arrivano mai video, e tra l'altro vi ricordo che praticamente escono contenuti nuovi tutti i giorni, quindi se vi va potete fare questa cosa, e se volete potete ovviamente pure seguirmi. Se volete potete seguire sui social. Allora, vi ricordate quando è arrivata la sentenza su Cristiano Ronaldo? La Juventus, tramite un collegio arbitrale, era stata condannata a risarcire, o meglio, a dare a Ronaldo 9, qualcosa milioni di euro, quasi 10 milioni di euro. Da dove partiva questo problema con Cristiano Ronaldo? Dal fatto che Cristiano Ronaldo va via dalla Juve senza nessun tipo di dignità, cioè lui a fine mercato decide di prendere cose qualche anno fa e di andare via. Nessuno dice niente, noi mandiamo via Ronaldo allo United, e dopo qualche tempo Ronaldo dice: ma voi mi dovete pagare 20 milioni di euro, perché con la vecchia dirigenza io avevo un accordo mediante il quale a me avrebbero pagato 20 milioni di euro. Beh, noi ci mettiamo a tavola, vediamo. Seduti, ci mettiamo seduti, cerchiamo qualcosa che possa darci un'indicazione su quello che effettivamente è questa cosa che dice lui, e non troviamo niente. Noi non abbiamo trovato niente. Andiamo di fronte alla legge, andiamo di fronte alla giurisprudenza, che indica una situazione strana, perché dice: no, documenti ufficiali non ce ne sono. Cristiano Ronaldo non può vantare il pagamento di 20 milioni, o meglio, può vantare il credito da 20 milioni di euro. Al tempo stesso, io però non so se la Juve abbia detto la verità, quindi dico che la Juve deve pagare la metà, e quindi noi abbiamo corrisposto a Ronaldo la metà. Gli avvocati della Juve, che sono stati impegnati nel caso e quindi sono stati comunque impegnati anche nel capire quale fosse la dinamica che comunque legava questo pagamento a una sentenza vera e propria, hanno consigliato alla Juve di impugnare il lodo arbitrale. La Juventus ha impugnato il lodo arbitrale e ha detto: aspetta, io ho dato 10 milioni a Ronaldo, ma io li rivoglio quei 10 milioni, perché quei soldi non gli spettano, non ci sono documenti che provino l'esistenza di un mio debito nei confronti di Cristiano Ronaldo, perché tutto quello che io dovevo pagare a Cristiano Ronaldo l'ho pagato. Quindi si va di fronte a un giudice a marzo, ci sarà un'udienza a marzo in cui parleremo di questo caso e cercheremo di far luce un pochino su quella che è la situazione che si è creata. Io voglio dire due parole a Ronaldo e la voglio dire con il massimo rispetto. A me che tu ti chiami Cristiano Ronaldo, te chiami Ciccio Pasticcio, non mi interessa. Io nella mia vita sono stato abituato a trattare tutti allo stesso modo, cioè che tu sia il presidente degli Stati Uniti d'America o voglio dire, il ragazzo che vende i giornali alla porta, per dire, per me siete la stessa persona, cioè non tratto bene te perché sei importante e male lui perché fa un lavoro diverso, perché non classifico l'importanza delle persone sul dal lato professionale, cioè non valuto le persone per il lavoro che fanno o comunque per quello che hanno. Assolutamente non sono mai stato così. Le valuto per quello che sono a livello umano. Per me Ronaldo a livello umano sta a fare una figuraccia. È proprio una figura proprio da povero uomo, non da uomo povero, ma da povero uomo. Perché tu hai ricevuto da noi 30 milioni di euro a stagione e non mi sembra che ti siano stati sospesi. Cioè, tu hai ricevuto i pagamenti in maniera lineare. Ora, pagando 30 milioni di euro a stagione per 3 anni e avendoti dato anche tutti i soldi che ti spettavano, voglio sapere dove sono questi 20 milioni, cioè dove li hai tirati fuori? In relazione a che cosa dici che ti spettano 20 milioni di euro? Dove sono le prove che attestano l'esistenza
di un debito della società nei confronti tuoi di 20 milioni di euro. Perché tu non è che te ne puoi uscire un giorno e dire: sai che c'è, io vorrei 20 milioni di euro dalla Juve. Andiamogliela a chiedere. Cioè, a me che tu ti chiami Cristiano Ronaldo, ti ripeto, io me ne sbatto altamente, non me ne frega niente. E la cosa più grave di tutto questo è che tu sei stato trattato qui per 3 anni in una maniera che neanche a Madrid ti hanno trattato. Cioè, noi ti abbiamo accolto veramente in maniera eccessiva in alcuni momenti, cioè la Juve si era annullata per permettere che tu stessi bene, che la tua famiglia stesse bene, ti abbiamo scelto la casa che volevi te, perché te la sei scelta te, perché volevi scegliertela te, perché volevi la zona giusta che dicevi te, abbiamo scelto comunque, ti abbiamo consentito di avere un sistema di sicurezza che mi sembrava che era arrivato Leonardo DiCaprio a Venezia, voglio dire, con 40 bodyguard diversi pagati da noi all'interno del contesto in cui tu comunque dovevi uscire tranquillo per non essere infastidito. Abbiamo dato a te i soldi che chiedevi, ti abbiamo concesso tutto, anche a livello tattico. Ci sono stati allenatori qui che si sono dovuti piegare a quello che era comunque il tuo stile di gioco, perché dicevamo: vabbè, c'è Cristiano Ronaldo, che lo fai tornare a difendere? Assolutamente no. Abbiamo cercato di essere perfetti nel modo di trattarti, e tu alla fine del discorso non solo te ne vai come un codardo, perché questo hai fatto, tu te ne sei andato come un codardo, ti permetti pure di dire che ti spettano 20 milioni di euro. Ma 20 milioni di euro in relazione a che cosa? Dove li hai calcolati questi soldi? Ma ce l'hai un diploma di quinta elementare? Dove li hai calcolati questi soldi? 20 milioni di euro, dove li hai calcolati? Io te voglio bene, Cristiano, perché sei stato un mio giocatore per 3 anni e per me sei uno dei migliori della storia del calcio. Ma a livello umano, questa cosa qui proprio fa proprio pietà. Fa proprio pietà, capito, Cristiano? Cioè, è proprio la rappresentazione del tuo essere. Cioè, io dico che così è così. Devi portare le carte, i documenti. Dal momento in cui tu hai un documento in cui, firmato da un membro della mia vecchia società, che dice che io ti debba 20 milioni di euro, allora paghiamo 20 milioni di euro. Se gli avvocati di questa società leggono le carte e dicono: scusate, qui non c'è niente, voi dovete impugnare il lodo, è perché evidentemente non c'è niente. Non è che gli avvocati che ho io sono degli incompetenti, è gente preparata, giovane ed elegante che lavora in un contesto comunque attuale. Quindi credo che gli avvocati della mia squadra siano persone comunque all'altezza del contesto, non sono presi così a random da qualche studio casuale, sono persone preparate. Quindi io mi auguro che tu restituisca quei 9 milioni e più, quei quasi 10 milioni che hai ricevuto, perché quei 10 milioni non ti spettano, perché se te fossero spettati te sarebbero stati dati. Noi non abbiamo debiti con i giocatori. Ti sembra che qualcuno dei giocatori del passato ci abbia chiesto soldi? A noi nessuno. Abbiamo sempre pagato tutti dall'inizio alla fine. Perché è giusto che se tu lavori e se fai un lavoro, tu vieni pagato dall'inizio alla fine. Io questa cosa qua sono intransigente. Cioè, a me dà fastidio quando tu fai un lavoro, ad esempio, e non ti pagano. Oppure ti pagano di meno rispetto a quello che era il valore del lavoro. Mi dà proprio fastidio a livello umano. Cioè, io dico: tu lavori, io ti pago in anticipo rispetto a quello che tu devi fare. Cioè, io quando devo fare un lavoro, faccio un esempio, che devo fare un lavoro, che qualcuno mi deve fare un lavoro, io pago prima. Io pago prima, per farti capire come ragiono io pago prima che tu cominci il lavoro. Ti do già un anticipo prima che tu cominci il lavoro e poi ti pago a fine lavoro. Ma io ti do già i soldi prima per farti capire che io apprezzo il lavoro di tutti. Quindi non è che noi abbiamo visto Ronaldo qui lavorare per 3 anni e non l'abbiamo pagato. La Juventus ha sempre pagato tutti nei tempi. Nei tempi. Quindi non c'è modo di mettersi a fare polemica. Si va di fronte a un giudice. Si fa l'udienza che si deve fare, un minuto si lavora, l'altro non si lavora, vediamo quello che dobbiamo darti. Perché una somma del genere è eccessiva per quello che tu effettivamente hai chiesto alla società. La società a livello legale deve impugnare il lodo semplicemente perché la società gli è stato consigliato di impugnare il lodo, non è che l'ha deciso autonomamente in maniera sfacciata. Dicevo, ragazzi, prima che mi si interrompesse il video, che se tu comunque fai una cosa del genere, devi essere processato e vedere se c'è, da questo punto di vista, la possibilità di lavorare in maniera decente con quello che è il lodo arbitrale. Se poi, ovviamente, ragazzi, tu hai questo modo di essere, questo modo di fare arrogante, te la vedi te, perché io non ho nessuna intenzione di mettermi a discutere con un soggetto del genere, per quanto mi riguarda.
Punto. Ognuno la vede a modo suo. No. Quindi fatemi sapere un pochino nei commenti che pensate.